Ferragosto in città, ad Arezzo una città che pian piano si sta svuotando. Molti gli aretini infatti che hanno scelto proprio questo periodo per andare in vacanza, ma in centro storico c'è anche chi ha deciso di tenere alzata la saracinesca del proprio esercizio commerciale per le vie del centro, anche alcuni turisti. Sì, dai, non ci si lamenta, sono turisti, siamo qua. Ferie sono a febbraio, quindi. Insomma, si resta aperti anche per tenere viva la città questa settimana di ferie? Sì, indubbiamente, indubbiamente, certo. Cosa ne pensano i turisti della nostra città? Sicuramente è l'esperienza da provare, perché siamo un po' sconosciuti, ecco. Però chi viene non si lamenta di certo. Per le vie del centro storico, anche nella calda settimana di Ferragosto, sono infatti molte le saracinesche rimaste alzate dai ristoranti e bar passando per i negozi. Bologna. Perché avete scelto Arezzo? Ma siamo qua di passaggio, stiamo tornando verso casa, ci siamo fermati un giorno qua a Bologna, qua ad Arezzo. Mi sembra ospitale come città, sa accogliere turisti? Siamo arrivati da 10 minuti, quindi te lo so dire tra un'oretta, non lo so. Sembra di sì. Sembra di sì. It's a marvelous city, very nice, with the basilic and all the streets are very, very nice. It's so agreeable to be here. È ospitale Arezzo, accoglie bene i turisti? Bene, sì. Eravamo di passaggio, noi eravamo sulla costa adriatica, loro tirrenica, ci siamo trovati a metà strada. Come vi è sembrata questa città? Bella, bella. Veramente interessante, molto affascinante. Ecco, anche in grado di accogliere turisti, è accogliente? Sì, beh, per noi oggi è un lunedì, quindi non è, diciamo, frequentatissimo, però ci sono negozi aperti, quindi per noi è ottimo. Ucraina. Okay. Le piace Arezzo? Cosa ne pensa? Piace, bellissimo. Io non parlo italiano, plochi. It's lovely, it's really nice, yeah. Lots of nice shops.